Ed eccoci ragazzi al video numero 2 di questa serie, il mega impianto. Oggi vedremo la composizione del pacco batterie. Metteremo insieme 32 celle di questa azienda fantastica, la Mani, e andremo a formare appunto questi 30 kWh di batterie. Bene, mi raccomando sempre le solite precauzioni, parliamo di batterie molto potenti. Questa serie di batterie sono 300 ampere e, come avete visto nel video precedente, andrò a formare tre di questi pacchi batteria. Uno sarà questo con le Itium, il secondo avrà le nuove Rept della Mani e il terzo avrà le EVE. Questi tre pacchi saranno connessi a tre inverter. Adesso andiamo giù subito in laboratorio, vediamo le modifiche che sto facendo, anche l'impianto precedente, il 48 volt 6 kW con un inverter solo, e vediamo come su questo tavolo fantastico andremo a posizionare questo grosso pacco batterie da 30 kWh. Buona visione a tutti, ragazzi, e iscrivetevi al canale. Andiamo giù in laboratorio. Bene ragazzi, questa è la zona che oramai moltissimi di voi conoscono, è la serie dell'impianto 48 volt 6 kW col bestione arancione. Ebbene, sarà la stessa zona che userò, però tutto questo sarà smontato e il pacco batterie diventerà questo che oggi andremo a montare. Cioè su questo tavolo ci sarà il 30 kWh formato dalle 32 celle della Mani. A sinistra vedete il pacco batterie, quello chiamiamolo dell'impianto precedente, quindi il 15 kWh. Ebbene, su questo tavolo è tutto pronto per montare il doppio della capacità e quindi poi al posto di questo inverter saranno montati tre inverter toroidali e a sinistra e a destra, ovvero qua e qua, saranno montati questi due EPEVER che andranno a regolare la corrente in ingresso dai pannelli. La prima cosa che farò sarà quello di isolare tutte queste barre filettate con questa guaina termorestringente. Ovviamente ne ho acquistato in abbondanza. Questa praticamente una volta ristretta andrà ad aderire perfettamente sulle barre filettate. Questo lo farò con questi accendini ossidrici che sono molto potenti e andiamo a rivestire praticamente tutto questo metallo con la plastica. Ovviamente bisogna rivestire anche i due esterni, cioè le due piastre di alluminio, finché non ci sia contatto con le batterie. Anche se le batterie sono isolate dal loro foglio di quello che vedete di color blu, che è praticamente un isolante plastico, ma è sempre meglio isolare le barre, eccetera, perché pezzi di metallo, scheggette che potrebbero mettere in contatto le barre filettate con la scocca delle batterie, creerebbero un cortocircuito. Vi ricordo che le batterie hanno sulla scocca il polo positivo. Ovviamente, visto che le barre sono corte, andrò a posizionare questo dado prolunga, andrò ad avvitare l'altra barra, quindi nella lunghezza. Adesso, prima di tagliare la fine di questo, e lasciamolo sempre un pezzettino più lungo, inserirò le batterie con l'isolante, vedo la misura all'incirca con la compressione che avverrà successivamente e quindi qua taglierò un pelino più largo per poi andare a definire una volta che ho stretto e chiuso definitivamente i dadi con le rondelle. Solo dopo che ho la misura andrò a togliere la piastra e con questa barra intera andrò a inserire la guaina termorestringente per andare a fare il lavoro definitivo. Attenzione, se avete invece la possibilità di comprare barre già della lunghezza, insomma, superiore a queste, quindi ci sono barre anche da 6 metri e quant'altro, avete un pezzo unico senza andare a mettere i dadi di giunzione. Io faccio così perché non è facile trovare queste barre lunghe, allora agli amici del canale che hanno invece il classico brico dove vanno a comprare queste da 1 metro, c'è da fare questa giunta. Chiaramente, se invece le trovate intere, è sicuramente meglio. Eccoci ragazzi, questa è la prima fila di batterie che andranno posizionate in serie a 2-2, quindi 2 piste di CS. E qui a sinistra ho la lunghezza definitiva della barra filettata, quindi andrò a tagliare un pelino più abbondante. Poi, una volta inserite tutte le pellicole protettive e la guaina termorestringente,
andrò a serrare e tagliare l'eccesso da questo lato. Ecco fatto ragazzi, tagliato un pelo abbondante le barre filettate e intanto ho preparato anche gli altri 6 pezzi di prolunga che andranno adesso sulla mola per togliere le sbavature del taglio. Mi raccomando, quando lavorate con vicino le batterie, come in questo caso, dovete sempre coprire, non sapete quali oggetti metallici possono cadere e le conseguenze possono essere veramente devastanti. Andiamo quindi a togliere tutte le sbavature provocate dal taglio, come ben vedete qua, a queste barre filettate. Ed ecco qua il lavoro finito. In questo modo è anche facile avvitarli nei rispettivi dadi. Ecco inserita la prima barra termorestringente, a questo punto con la fiamma andiamo proprio a restringerla. Come avete visto, ho usato questo accendino in fiamma ossidrica, però è piccolo, per fare una barra ci ho messo veramente tanto tempo. Allora a questo punto passiamo alle maniere forti. Un bel cannello come questo ce l'ho proprio per fare questi lavori e pilotato ovviamente dal GPL. Accendiamo chiaramente, qui la musica è completamente diversa. Il tutto avverrà con molta rapidità. Ed ecco quindi rivestite tutte le barre con la guaina termorestringente, possiamo andare tranquillamente a posizionare le batterie. Abbiamo messo in posizione tutte e 9 le guaine termorestringenti sulle barre filettate, di qua le lasciamo lasche con i bulloni appena appena connessi, in modo da aver formato già il contenitore che dovrà stringerle, molto fatto bene con la guaina ristretta, vedete anche sui dadi prolunga. E adesso iniziamo a inserire le batterie e poi metteremo i fogli di isolante. Ecco sistemata la prima fila di batterie, adesso passiamo alla seconda fila. Una cosa molto importante, ragazzi, io ho segnato una linea qui con una matita, in modo da mantenere parallele le batterie sulla distanza del tavolo. Dopodiché passeremo alla compressione e prima metteremo i vari fogli di isolante tra una cella e l'altra. Ebbene, con la taglierina andremo a posizionare la misura che abbiamo scelto in funzione anche delle batterie. Abbiamo 17,5 x 20,5. Taglio preciso. A questo punto andiamo sull'altra lunghezza. E abbiamo preparato il primo foglio che andrà a diventare l'isolante tra 2 batterie. Andiamo adesso ad inserire i fogli di PVC, vedete? Li ho già messi qua, il primo chiaramente tra la prima batteria e la piastra di alluminio, lo centriamo, il secondo quindi tra le prime 2 batterie, andiamo a mettere anche
il terzo, andiamo ad avvicinare le batterie e andiamo a stringerle. È un lavoro molto veloce, molto semplice, più impegnativo andare a tagliare nella misura giusta i fogli di PVC. A questo punto abbiamo fatto il primo, il secondo e il terzo. Andiamo avanti per fare tutto il pacco batterie fino alla fine. Qui ragazzi avete visto l'utilizzo di tanti materiali, ok? Voglio darvi una specifica importante per il vostro impianto. Quando utilizzate questi materiali, ad esempio i fogli di isolante, devono essere rigidi, non grossi. Questo è un 0,8 mm. Nel pacco batterie precedente della 48 volt ho usato il millimetro, ma vanno benissimo. L'importante è che siano rigidi, perché quei fogli di plastica gommosa che potrebbero cadere tra le batterie, oppure non cadere ma afflosciarsi, quando li andate a chiudere una piega, una grinza, quelli non vanno bene. Deve essere un prodotto che sta su da solo e lo chiudete. Anche per quanto riguarda le barre, se trovate barre filettate inox non costano molto di più, ma sono meglio, come i dadi che ho messo io sono dadi inox. Le barre no, io ho usato le zincate che vanno comunque bene. È una scelta che dovete fare voi, perché tenete presente che questi pacchi batterie dureranno 10, 15, 20, 30 anni, non lo sappiamo. Quindi lasciare l'ossidazione, quindi i dadi, i bulloni e quant'altro a ossidarsi, è sicuramente peggiore che non andare a prendere tutto inox. Ci tengo a livello culturale anche a dirvi che l'acciaio inox non è vero che non arrugginisce, perché l'acciaio inox ha una sua ruggine, precisamente si chiama ruggine interstiziale, è quella che parte dall'interno e prima o poi emerge ed è la componente ferrosa dell'acciaio inox. Ecco perché sulle barche a vela, soprattutto quelli che sono gli stralli e tutti i cavi di acciaio, vengono spesso lucidati, ricoperti di uno strato di derivati del petrolio, piuttosto che sostituiti, perché sennò non riescono più a tenere la trazione e potrebbero rompersi, quando soprattutto quando siamo in difficoltà, ovvero con vento forte, se ci parte uno strallo l'albero ci cade addosso. Ed ecco terminato il pacco batterie ragazzi, godiamocelo un attimo. 30 kWh di capacità, quindi una potenza erogabile incredibile. Qui vedete le piastre che ho usato da un centimetro di spessore di alluminio, dopodiché barre filettate da 8 più dadi M8, e qui vedete le celle che sono state accoppiate a due stessi poli, vedete, le successive poli opposti e avanti così, opposti sino alla fine. Qui abbiamo formato quindi un pacco batterie 2P16S, raddoppiamo la potenza. E queste celle che sono da 300 ampere, vendute dalla Mani, questa azienda veramente che è diventata protagonista nel mio canale e della quale ho totale fiducia, oramai consolidata veramente dagli anni. Qui abbiamo le tre barre filettate ricoperte dal termoristringente e ragazzi, alla fine ho voluto mettere per precauzione anche dei fermi, vedete? Questi due fermi che vedete servono a evitare che, insomma, questo pesa 200 kg, è difficile da spingere, ma sapete, secondo la legge di Murphy non si sa mai. Allora ho preferito montare anche un fermo, un fine corsa, chiamiamolo così. Perfetto, questo è il montaggio ragazzi, non è stato difficile, bisogna avere degli accorgimenti. Adesso vediamo un attimo alcuni dettagli anche sulla nostra mitica scrivania. Intanto che mi godo questa fantastica batteria, è partito il BMS che mi sta raffreddando l'altro pacco batterie che è in funzione. Ragazzi, questo pacco batterie da 15 kWh in funzione oramai dal febbraio 2022, da metà febbraio, senza fare una piega, senza scaldarsi, tutti i poli sempre freddissimi, eccetera. È un 150 ampere col suo equalizzatore, bilanciatore attivo col Bluetooth, insomma è quello della serie 48 volt 6 kW, della quale ovviamente vi siete oramai innamorati. Ragazzi, qui li vedete tutti e due. Questo è il canale Energia Fai da Te, si produce, si monta a beneficio vostro ragazzi, per andare a imparare, per andare a costruire impianti che sono significativi.
Ho detto torniamo qua per i commenti finali, ragazzi, ma i commenti io vorrei farli fare a voi perché io sono entusiasmato, è un pacco batterie veramente bellissimo, capiente, potente, darà possibilità di alimentare i tre inverter e successivamente ognuno il suo con una potenza e finalmente andremo verso la casa off-grid sostanziosa, ragazzi. Ovviamente già avete pensato una cosa, ma caricare questo pacco, caricare il secondo, caricare il tre. Quanti pannelli dovrò mettere? Ebbene, questo sarà oggetto poi delle chiacchierate successive che ci faremo su questo canale quando sarà il video, il momento del video opportuno. Avete visto il pacco batterie? Quella è una potenza infinita. Quello che c'è sotto è un'altra potenza, infinita la metà dell'altra. Bene, se fate errori qua, non è bello, ok? Questa la vedete. Immaginate, avete visto che giù ho messo la copertura per l'altro pacco batterie? Bisogna coprire il pacco batterie, bisogna tenere isolato, bisogna stare attenti. Ebbene, questa, se vi cade sulle celle, dico questa, ma può essere un cacciavite, può essere un sacco di cose. La catenina, il bracciale. Se questa vi cade sul pacco batterie, se una batteria va in cortocircuito. Immaginate se ne vanno 32 o come là sotto 32 più 16. Bisogna stare attenti ragazzi perché le LiFePO 4 non esplodono, non bruciano, ma producono tanta energia e questa svilupperà il calore che potrà fondere i cavi, potrà creare un cortocircuito con conseguenze. Quindi attenzione, avvaletevi sempre degli esperti, del vostro elettricista, dell'impiantista, di chi sa cosa fare se voi non siete capaci e autorizzati. Ora immaginate 16 celle, 32 celle, 90 kWh. È bello vedere i video che pompano gli impianti. Il mega impianto adesso, mamma mia, Gianni, 30 kWh, 32 celle. Al prossimo video, ragazzi, iscrivetevi al canale.